Ciao, sono Jennifer e la pratica di oggi è incentrata per iniziare bene la giornata. Cominciamo. Sistemati in piedi all'inizio del tappetino. Fai tre belle rotazioni indietro con le spalle, in modo da aprire bene il petto e le spalle. Ora ruoti i palmi delle mani verso l'alto, chiudi gli occhi e porta l'attenzione al respiro di pancia. Fai attenzione alla pancia che ad ogni inspiro si porta all'esterno e ad ogni espiro si porta all'interno lentamente. Ora poniti dei buoni propositi per questa giornata. Predisponiti già in modo positivo, aperto a tutto quello che questa giornata può portare. Mantieni sempre l'attenzione al tuo respiro di pancia. Inspiro dal naso ed espiro sempre dal naso lentamente. Fai un bell'inspiro profondo e un bell'espiro profondo. E apri lentamente gli occhi. Bene. Ora apri leggermente i piedi quanto il tuo bacino. Piega leggermente le ginocchia. Inspirando, allarga bene le braccia, le porti verso l'alto. Ed espirando, facendo uscire l'aria dalla bocca, lasciati andare verso il basso, facendo cadere le braccia e lasciandole andare. Morbide. Lo fai per tre volte. Inspiro, risalgo, porto le braccia verso l'alto ed espiro, scendo, mi lascio andare completamente verso il basso. Lasciando andare le braccia, dondolando un pochino, molleggio. Le ginocchia sempre leggermente piegate. Inspiro di nuovo, risalgo, allungo. Espiro, mi lascio andare. Verso il basso. Rimango in questa posizione, lasciando andare le braccia. Mi afferro i gomiti e dondolo un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da molleggiare un pochino, da lasciare andare la colonna vertebrale, il collo e la testa morbidi. Porto le mani accanto ai piedi, inspiro e con un bell'espiro porto indietro la gamba sinistra. Ginocchio destro piegato a 90 gradi. La gamba sinistra la mantengo ben distesa senza appoggiarla a terra. Mi alzo con il busto con un bell'inspiro, faccio una rotazione di spalle indietro e con un bell'inspiro porto le braccia verso l'alto. Faccio un namaste e lo porto al petto con l'espiro. Di nuovo, inspiro, porto verso l'alto, unisco i palmi ed espiro, porto il namaste al petto. Ultima volta, inspiro, porto le braccia verso l'alto. Unisco ed espiro, namaste al petto. Riporto le mani a terra ed espirando, cane che guarda in basso. Mantengo la posizione, appoggio bene le mani a terra, dita ben separate, camminata yogica, piego e stendo le ginocchia alternandole. Accompagnando sempre il movimento al respiro. L'ombelico retratto, respirazione toracica, mento al petto. Lo sguardo va alle ginocchia, se riesco mi guardo l'ombelico. Piego e estendo alternandole, in modo da sciogliere bene le catene posteriori delle gambe. Ritorno nel cane che guarda in basso.
aggiusto bene la mia posizione, cosce che ruotano leggermente all'interno. Ginocchia a terra, petto, mento, gomiti vicino al corpo, posizione degli otto punti. Inspiro profondo ed espiro profondo. E con il prossimo inspiro, Bhujangasana, cobra, ruoto le spalle indietro, chiudo i gomiti, guardo davanti a me, talloni ruotano leggermente all'interno. Ed espiro. Cane che guarda in basso. Aggiusto bene la mia posizione, se sento la necessità, faccio ancora un po' di camminata yogica. Ritorno nel cane che guarda in basso. Resto per qualche respiro profondo. Inspiro, alzo la gamba sinistra, la porto tra le mani. Come abbiamo fatto all'inizio, stendo bene la gamba destra senza appoggiare a terra. Inspiro, mi alzo con il busto ed espiro, ruoto le spalle indietro. Con il prossimo inspiro, porto le braccia verso l'alto, unisco i palmi ed espiro, namaste al petto. Di nuovo, inspiro, porto le braccia verso l'alto, unisco ed espiro, namaste al petto. Ultima volta, inspiro, porto verso l'alto ed espiro, namaste al petto. Porto le mani a terra ed espirando, cane che guarda in basso. Aggiusto bene la mia posizione, mani accanto al tappetino, mento al petto, l'ombelico retratto, respiro toracico. Cosce ruotano leggermente all'interno. Respiri profondi. Porto le ginocchia a terra, petto, mento. Inspiro profondo ed espiro profondo. Con il prossimo inspiro, Bhujangasana, ruoto le spalle indietro, gomiti vicino al corpo, talloni e ruotano all'interno. Ed espiro, cane che guarda in basso, aggiusto bene la mia posizione. Respiri profondi. Inspiro, alzo la gamba destra e la porto tra le mani, con un bel espiro. Prossimo inspiro, porto il busto eretto, espirando ruoto le spalle indietro. E ancora inspiro, porto le braccia verso l'alto ed espiro, namaste al petto. Inspiro, porto le braccia verso l'alto ed espiro, namaste al petto. Ultima volta, inspiro, espiro, namaste al petto. Porto le mani a terra, inspiro ed espiro. Cane che guarda in basso. E rimango. Ginocchia a terra, petto, mento. Inspiro. Bhujangasana. Ruoto le spalle indietro, talloni all'interno. Espiro. Cane che guarda in basso. Aggiusto bene la posizione. Ombelico retratto, respirazione toracica, mento al petto. Le cosce ruotano leggermente all'interno.
Respiri profondi. Inspiro, alzo la gamba sinistra ed espirando la porto tra le mani, stendo bene la gamba destra senza appoggiarla. Una volta che mi sono posizionata correttamente, con un bel inspiro alzo il busto portandomi in posizione eretta, con un bel espiro rotazione di spalle indietro, con il prossimo inspiro porto le braccia verso l'alto, unisco i palmi e li porto al petto con l'espiro. Inspiro, porto verso l'alto ed espiro, namaste al petto. Inspiro, porto verso l'alto, espiro, namaste al petto. Porto le mani a terra, un bel inspiro e con l'espiro, ginocchia a terra, scendo in balasana, posizione del bambino. Braccia lungo il corpo, recupero, faccio dei bei respiri profondi con la pancia, rilasso la colonna, rilasso le spalle, chiudo gli occhi e lascio andare la testa a terra. Recupero. Respiri profondi, calmi. Riporto le braccia oltre la testa, mi porto in quadrupedia. Aggiusto bene la posizione, ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle. Inspiro, punto i piedi a terra ed espiro, cane che guarda in basso. Aggiusto bene la mia posizione, attivo i miei punti. Con un bel inspiro alzo la gamba destra, la porto tra le mani. Inspirando, mi porto con il busto eretto, stendo bene le gambe, piede destro lo porto verso l'esterno, piede sinistro la punta la ruoto leggermente all'interno. Busto in linea con le spalle, inspiro, porto le braccia all'altezza delle spalle, ombelico retratto e con un bel espiro ruoto le spalle indietro. Faccio un altro bel inspiro profondo e con l'espiro mi allungo verso destra. Un altro bell'inspiro profondo e con l'espiro scendo in trikonasana, appoggio la mano destra sulla gamba destra e il braccio sinistro ben disteso. La mano punta al soffitto. Se non ho problemi cervicali, mi guardo la mano che sta in alto. Mantengo per qualche respiro profondo. Respirazione toracica, ombelico retratto. Spingo bene con la mano destra in modo da raddrizzare bene le spalle. Inspiro, ritorno al centro. Con l'espiro ruoto i piedi, porto all'esterno il piede sinistro, porto all'interno leggermente il piede destro. Braccia sempre ben distese. Inspiro al centro ed espiro, mi allungo verso sinistra. Sempre ombelico retratto. Inspiro profondamente ed espiro, scendo in trikonasana, appoggiando la mano sinistra sulla gamba sinistra, mano destra ben distesa, la mano punta al soffitto. Rimango per qualche respiro. Inspiro, ritorno al centro. Ed espirando lascio andare le braccia verso basso. Raddrizzo bene i piedi, li porto uno accanto all'altro. Piedi ben uniti,
Ora ruoto leggermente la punta del piede destro verso l'esterno, appoggio bene la pianta a terra, sul tappetino. Mano destra sul fianco destro. Ci prepariamo per fare l'albero. Ora possiamo portare il piede sulla caviglia, appoggiata al polpaccio, o nella posizione finale, la pianta del piede sulla coscia. L'ombelico è all'interno, attivo, portiamo le mani in Anjali Mudra, Namaste al petto, guardiamo un punto fisso, respirazione toracica e la manteniamo per qualche respiro profondo. Faccio un bel inspiro e con l'espiro sciolgo lentamente la posizione, riportando i piedi uniti. Posso sciogliere un pochino le caviglie se sento la necessità. Piedi uniti, ora facciamo la stessa cosa con il piede sinistro. Ruoto leggermente la punta del piede sinistro verso l'esterno, mano sinistra sul fianco sinistro. Come prima posso appoggiare il piede sulla caviglia, sulla polpaccio o direttamente sulla coscia. Ombelico all'interno. Una volta che mi sento in equilibrio, porto le mani in Anjali Mudra al petto e la mantengo per qualche respiro profondo, guardando un punto fisso davanti a me. Ed espirando, lascio andare la posizione, sciolgo un pochino le caviglie. Ora apro bene le gambe, un po' più del mio bacino, con le punte ruotate all'esterno. Porto l'Anjali Mudra Namaste al petto, inspiro ombelico retratto ed espirando scendo in Malasana, portando i gomiti all'interno. Una volta che sono scesa nella posizione, la aggiusto bene bene in modo che le anche si aprino al massimo. Con i gomiti spingo leggermente le ginocchia verso l'esterno in modo da aiutare bene l'apertura. Mantengo le mani al petto, sguardo davanti a me, guardo un punto fisso. Respiri profondi. Faccio un bel inspiro e con l'espiro lentamente sciolgo la posizione portandomi seduta a terra. Sciogliamo un po' le nostre anche, muovendo leggermente le ginocchia a destra e a sinistra, in questo modo. Ruotiamo anche bene il bacino. Sciogliere un pochino, perfetto. Ora ci prepariamo per Parvritta Janushirshasana. Portiamo la destra, il piede destro all'interno, la pianta appoggia sulla coscia sinistra, piede sinistro ben attivo, appoggiamo il braccio, l'avambraccio sinistro sulla coscia, inspiro, alzo bene il braccio destro verso l'alto, ombelico retratto e con l'espiro mi allungo verso sinistra, come se volessi prendermi il piede sinistro. Cerchiamo di ruotare bene le spalle verso il soffitto in modo da non chiuderci in avanti. Respiri profondi. Inspiro, ritorno al centro ed espirando sciolgo lentamente la posizione, portando all'esterno il piede destro ben disteso e portiamo all'interno il piede sinistro, la pianta appoggia bene sulla coscia. Appoggiamo l'avambraccio della mano destra sulla coscia. Inspiro, alzo bene il braccio sinistro verso l'alto e con l'espiro allungo verso destra. Ruoto sempre le spalle al soffitto.
L'ombelico è sempre retratto, respirazione toracica. Cerchiamo di rilassare il collo. Inspiro lentamente, ritorno al centro ed espirando sciolgo lentamente la posizione. Posso fare anche una rotazione di spalle indietro se sento la necessità. Ora porto i piedi all'esterno accanto ai fianchi, ai glutei, in modo da sedermi in mezzo ai piedi, nella posizione di Virasana. L'ombelico è sempre retratto. Al mio inspiro porto il braccio destro verso l'alto e con l'espiro posiziono la mano tra le scapole dietro la schiena. Con il prossimo inspiro ruoto il braccio sinistro e con l'espiro lo porto dietro la schiena in modo da afferrarmi le due mani. Apro bene il petto si espande, le spalle si aprono. In questa posizione, se faccio fatica a toccarmi le mani, posso utilizzare la cinghia. Posso anche chiudere gli occhi e fare dei respiri profondi. Faccio un bel inspiro e con l'espiro lentamente sciolgo la posizione delle braccia. Inspiro, portiamo verso l'alto il braccio sinistro e con l'espiro lo posiziono tra le scapole. Inspiro, ruoto la spalla destra e con l'espiro cerco di afferrarmi le mani. Il petto si espande all'esterno. Le spalle si aprono. Respiri profondi. Inspiro ed espirando lentamente sciolgo la posizione delle braccia. Rimanendo sempre in Virasana, faccio un bel inspiro, porto le braccia verso l'alto, allungo bene la colonna e con l'espiro scendo in avanti fino al mio massimo. Posso aprire leggermente le ginocchia all'esterno in modo da riuscire a scendere ancora un pochino con la schiena. Lascio andare la testa verso il tappetino, il collo è rilassato e rimango per qualche respiro. Respiri profondi. Lentamente inspirando, cammino a ritroso con le mani in modo da riportarmi con la schiena eretta. Sciolgo lentamente la posizione, avvicinando le ginocchia, portandomi seduta sui talloni. E piano piano mi porto nel fianco, riportando le gambe in avanti. Anche qui, come prima, cerchiamo di sciogliere un pochino, portando le ginocchia a destra e a sinistra. Ruotiamo anche un po' il bacino. Perfetto. Ora mi abbraccio le ginocchia, le porto al petto e scendo a terra. Dondolo per 3 volte. Fino poi a riportarmi a terra. Mi prendo le ginocchia con un bel inspiro e con l'espiro le stringo al petto. Dondolo un po' a destra, un po' a sinistra. In modo da massaggiarmi i paravertebrali,
la colonna. E ora porto i piedi a terra, stendo bene le gambe, lascio andare i piedi all'esterno, le braccia sono leggermente separate dal corpo, faccio 3 bei respiri profondi, Shavasana, e lascio andare completamente il mio corpo al rilassamento. Io ti ringrazio di essere stato con me in questa lezione. E alla prossima pratica. Namaste.